invece una parte importante di questo motore è un po' simile alla Formula 1, ormai sono motori ibridi, quindi la parte elettrica è molto importante da gestire, soprattutto in gare di durata. Da parte del pilota, appunto, è una gestione, diciamo, principalmente dal volante, dal lift off, quindi prima della frenata, e poi molto arriva dagli ingegneri, quindi via radio ti dicono un po' come gestirla meglio. L'ERS Energy Recovery System sta ad indicare l'insieme di batteria alto voltaggio e MGU, motore elettrico, che consentono, lavorando insieme, durante la frenata di generare energia elettrica e accumularla in batteria, mentre nella fase di accelerazione consentono di accelerare la vettura in alternativa o assieme al motore a combustione interna. Il motore elettrico ha una potenza massima che si attesta nell'intorno dei 270 cavalli e vale sia per la fase di frenata rigenerativa sia per la fase di trazione. La potenza massima limitata dal regolamento, fatta dalla somma di motore termico e motore elettrico, si attesta invece intorno ai 700 cavalli. Il consumo di energia viene monitorato tramite un calcolo molto complesso che tiene conto sia della benzina bruciata e consumata sia dell'energia elettrica consumata nella fase di scarica. L'energia elettrica generata in fase di frenata invece è completamente libera. 4WD si attiva dopo i 190 km/h, quindi curve molto veloci, e quando si attiva lo senti, perché in macchina, soprattutto nelle curve veloci, hai molto più sottosterzo, perché appunto inizi a sentire più la parte anteriore. Nel circuito di Le Mans abbiamo due parti della pista in cui la velocità in curva è superiore ai 190 km/h. E quindi l'utilizzo della trazione anteriore può dare un vantaggio nelle fasi di curva, ed è la parte finale delle curve Porsche e la parte iniziale quando si esce dal circuito Bugatti e si va nel circuito 24 ore. Nel circuito di Monza le curve interessate dalla trazione integrale, quindi percorse sopra i 190 km/h, sono l'ultima curva della variante Ascari e la curva parabolica, dove nella fase di uscita possiamo utilizzare la trazione anteriore per uscire meglio dalla curva e cercare di portare più velocità sul lungo rettilineo dell'autodromo Brianzolo. La nostra vettura, essendo un LMH ibrido, ha il motore elettrico montato sull'assale anteriore e si alterna o lavora insieme ai dischi freno anteriori per rallentare la vettura durante la frenata. Altre vetture nostre competitor, ossia gli LMDH, hanno il motore elettrico montato sull'assale posteriore, ma che concettualmente non cambia granché nella fase di frenata. Nella fase di trazione, potendo dare della coppia positiva, della coppia traente all'assale anteriore, gli LMH a quattro ruote motrici possono ripartire meglio l'energia sulle gomme e quindi salvaguardare le gomme posteriori nell'arco dello stint. Un vantaggio delle vetture ibride rispetto a quelle non ibride è la possibilità di imbarcare meno benzina a bordo per la durata dello stint, in quanto l'energia elettrica rigenerata in frenata può essere usata in scarica, quindi nella fase di accelerazione, richiedendo meno potenza generata al motore termico e quindi un utilizzo di benzina inferiore. Questo dà chiaramente un vantaggio nell'arco dello stint, perché la vettura è mediamente più leggera rispetto a una vettura non ibrida. La velocità di attivazione, ossia la velocità sopra la quale è possibile utilizzare la trazione anteriore, è gestita dal BOP e dipende anche dalle dimensioni gomme utilizzate dalle diverse vetture. Ad esempio, per la nostra macchina la trazione anteriore è autorizzata al di sopra dei 190 all'ora, mentre uno dei nostri competitor ha questa velocità impostata a 150 km all'ora. Gli appassionati avranno notato che a partire dalla gara di Spa veniva mostrata in sovraimpressione l'indicazione della virtual energy rimanente per ciascuna Hypercar,
Quello è un calcolo che viene determinato a partire dai torsiometri montati sui semiassi e equipara la lunghezza stint delle vetture ibride e non ibride, lasciando libera la quantità di benzina imbarcata, ma cercando di dare equità sul numero di giri complessivi percorribili in uno stint senza dover rifornire.